Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Benjamin Mascolo, noto membro del duo Benji & Fede, ha recentemente svelato di essere affetto da autismo ad alto funzionamento. Dopo aver affrontato problemi legati alle droghe e alla dipendenza durante la sua permanenza in America, il cantante sembrava essersi ripreso una volta tornato in Italia, grazie al supporto della moglie Greta Kuoghi e al rinnovato legame con Federico Rossi. Tuttavia, il dolore interiore non lo ha mai abbandonato, spingendolo a cercare una diagnosi che potesse spiegare le sue difficoltà, l'autismo ad alto funzionamento. Il percorso che ha portato alla diagnosi non è stato affatto semplice, come ha raccontato Mascolo. Dopo aver toccato il fondo, ha deciso di affidarsi agli esperti e rinunciare a delle vacanze estive per intraprendere lunghi viaggi in auto con la moglie per raggiungere un ospedale dall'altra parte dell'Italia. Numerosi test e interviste ai genitori sono stati necessari per giungere alla conferma della diagnosi. Il cantante ha condiviso la notizia con i suoi fan e follower, sottolineando che non cerca comprensione da parte del mondo esterno. Mascolo ha accettato la sua condizione e si è mostrato ottimista riguardo al futuro, affermando che la diagnosi comporta già un effetto di guarigione. In conclusione, Benjamin Mascolo si definisce parte di quella categoria di autistici ad alto funzionamento che affrontano sfide quotidiane legate alla sensibilità sensoriale e alla gestione delle emozioni. Nonostante le difficoltà, il cantante si sente più consapevole di se stesso e meno isolato, grazie alla diagnosi che ha finalmente spiegato.